Glavis Ciampi, cosa insegna e dove? Io sono docente lettrice di spagnolo e insegno all'ITC Marco Pollo. Sono di Lima, della città di Lima. Sappiamo che lei ha girato un po' prima di venire qui a Bari. Ci racconta un po' la sua storia? Beh sì, ecco, io quando ho finito il liceo avevo pensato, diciamo, di studiare all'estero, quello era il mio, come dire, il mio sogno. Poi, insomma, mi sono presentata al Ministero di Relazioni Esteri per poter fare un concorso E sappiamo che poi è andata in Russia. in Russia. Non l'ha spaventato un po' andare da Lima in No. Russia? Dove esattamente? Allora, il primo anno sono stata a Yerevan, un anno a Yerevan, in Armenia, e poi 5 anni a Mosca. Sono stati anni belli. Cosa ha studiato a Mosca? Giornalismo, Giornalismo. sì. E com'era il mondo della stampa? Come le sembrava? Soprattutto obbediente al Dopo potere. la Russia, che ha fatto? Allora, dopo la Russia nel 93, io a mio marito l'ho conosciuto nel 90 e quindi insomma già ero fidanzata con lui e quindi dopo gli studi, dopo che ho finito l'università lì, Nazionalità? italiano di Bari. E come l'ha conosciuto? Io l'ho conosciuto lui in Germania perché io all'università facevo anche il tedesco come lingua, studiavo il tedesco e quindi andavo a Berlino per imparare la lingua, per migliorare la lingua. Aveva È nostalgia lontano. poi del Sud America, del Perù. No, all'inizio no perché ero attratta da tutte queste novità e cose nuove. Vita nuova, ecco, in un college con altri ragazzi di altre nazionalità, quindi mi incuriosiva molto sapere, conoscere i costumi, Ha pensato un subito scambio. all'insegnamento o l'amore per il giornalismo era ancora prevalente? No, diciamo erano le due cose che crescevano insieme. Perché mi piaceva insegnare anche, perché appunto l'avevo scoperto con loro, con i ragazzi, e di quanto appunto insegnare la propria lingua, che sembra facile, non lo è in realtà. Da quando ha Da iniziato a insegnare in Italia? 96. E l'amore per il giornalismo? L'ho lasciato da parte perché quando sono venuta qua in Italia volevo continuare con questa carriera, ho visto che ce n'erano degli ostacoli, però siccome allora già avevo un bambino, una famiglia, non mi A potevo proposito, quanti spostare. bambini ha? E Due. adesso hanno? 18 e 12 anni. Nel suo cassetto, che sogno c'è? L'insegnamento ormai per me è quello, voglio sempre, ecco, continuare ad studiare perché mi piace sempre conoscere, penso che non si finisce mai di imparare.